Che sorpresa, c'è il nuovo singolo degli Stone Temple Pilots, quei fetentoni degli Stone Temple Pilots, che non mi hanno richiamato. Praticamente sapete che hanno fatto no, i colloqui, i provini online. Anche io gli ho mandato una canzone, ho mandato due canzoni, o forse una, non mi ricordo. Questo è stato 2 anni fa. Non mi hanno neanche risposto quei fetentoni e hanno trovato un altro cantante, così, sguinzagliato al pubblico, che si chiama Jeff Gatt, che non conosco, apparentemente è uno uscito da un talent, X Factor, non lo so, non lo seguo. E hanno rilasciato un nuovo singolo che si chiama Meadow. Quindi andiamo ad ascoltarlo. Primo ascolto, non ho ascoltato nulla, non ho acceso neanche lo stereo in realtà. Quindi spero. Ecco. Bel sound, però sono dei fetentoni. Chiamatemi la prossima volta. No, ma è una copia di Wayland. No, ragazzi, queste cose non mi piacciono. Queste cose non mi piacciono. Le odio queste cose. Non c'è. Ecco cosa cercavo, una copia di Roela. No, no, ma siamo. Sì, è un pezzo nuovo. No, no, no. No, non approvo nulla da questo momento. Il cantante mi sembra bravo, onestamente. La registrazione è un po' a culo, se devo essere sincero. Il rullante mi sembra. Vabbè, la registrazione è un po' strana. Canzone tipica Stone Temple Pilots. Però no, non la voglio neanche commentare, perché per me ci sono de delle cose, de dei punti imprescindibili. Ho detto mille volte, il primo nella musica è non scimmiottare mai, non copiare mai un altro. Va bene prendere, avere punti di riferimento, va bene ispirarsi a. Ma voler suonare come un altro per me è no. Come si dice nei social, non nei talent, per me è no. Cioè, uno bravissimo, questo cantante mi sembra ottimo. No. No. No e no. Uno dice, oh, no, per me è no. Tra l'altro la canzone non è neanche nelle mie corde, preferivo i primi Stone Temple Pilots, quelli di Core e Purple. Non è male però, cioè devo. Un po' confusionare questo ritornello. La registrazione trovo un po' confusionare in genere. Quando finisce la canzone dura 3 e 29. A solo? Pa. Per me no, chi è che fa? Si fa così? No, no. La finisco perché io l'avrei staccata già al primo ritornello. Però sto facendo il primo ascolto. Bello sto solo. Qui l'accetto perché non c'è il cantante. In realtà sono solo geloso perché volevo esserci io. No, non vogliamo un clone di Scott Weiland. Non vogliamo un clone di Scott Weiland. No, grazie. No, grazie. Scott Weiland c'è stato ed è stato un gran cantante. Basta. Finito. Per me è no. Ciao, alla prossima.